Eccoci qua nuovamente in diretta con Karin Laribi su Radio Gamma dai Burdel, e tra i fortunati che si sono aggiudicati il doppio invito c'è anche un nostro amico Paolo, che in questo momento è in diretta telefonica. Ciao Paolo, c'è Karin per te. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Karin. Ciao Zucchi. Subito. Neanche niente. Ma scusa, ma almeno uno scherzo che è durato 10 secondi. 10 secondi. No. Spieghiamo per lontano 10.000 chilometri, Paolo. Karin è il mio terzo bimbo. Allora spieghiamo, lanciamo. Sì, intanto ci mettiamo sull'attenti perché stiamo parlando con il mister Paolo Bianco, quest'anno allenatore del Siracusa, e che insomma ha voluto fare una carambata, una sorpresa a Karin Laribi, però la carambata è durata 10 secondi perché insomma, ecco, diciamo che c'è una sintonia molto stretta. Diciamo che Paolino mi ha aiutato tanto, soprattutto quando mi sono fatto male la prima volta, e per me è come se fosse un papà. Ah. Beh, per me è come se fosse un figlio, quindi... Beh, fantastico, è un quadretto familiare che, guarda, mi dispiace essere in radio e non in televisione, perché sarebbe stato veramente Tutto bene Paolo? Tutto bene, sono la scuola calcio di Stefano e Ale, e Alessandro, che ancora deve iniziare, vorrebbe salutare te e Karim. Ah, oh, fantastico. Ve lo passo. Grazie. Sì. Paolì, ciao. Ciao Ale, come stai? Bene. Cosa stai facendo adesso? Sto aspettando che i più piccoli finiscano. Ma sei diventato bravo a pallone? Cosa? Sei diventato bravo a pallone? Un po'. Un po'? Che ruolo stai facendo, Ale? Sto aspettando. No, l'attaccante, difensore, centrocampista. Ah, faccio il difensore. Ah, come papà, eh? Beh, segue le orme, segue le orme. Ale, allora, intanto che aspetti anche Stefano, noi ti salutiamo, ti abbracciamo fortissimo. Anzi, facciamo una cosa, adesso a papà suggerisci una canzone che ti mandiamo in onda fra poco, va bene? Ok. Ciao Ale, ciao. Ci vediamo presto. Ciao. Ciao ciao. Dai Burdel in diretta con Paolo Bianco, Karin Laribi, eccoci nuovamente in studio Paolo. Eccomi qua. Paolo, tutto a posto? Sì, dimmi. Tutto bene. Io permettetemi di fare un appello ai tifosi del Cecena, che credo che fino ad oggi non hanno visto il vero Karin Laribi. Karin è un giocatore che sposta gli equilibri in questa categoria, e sono contento che adesso iniziano ad apprezzarlo. Grazie Pa. Beh, vuoi troppo bene però. No. Non l'ho sempre pensato. Tamara lo sa, sono 2 anni che glielo dico. Sì, assolutamente, c'è la prova, e in effetti ieri insomma abbiamo visto una partita dove Karim ha giocato, è sceso in campo insomma anche con un sacrificio fisico, però ha dimostrato quello che tu mi stai proprio dicendo da tanto tempo, e lo dimostrerà sempre di più di partita in partita. E, ma poi sai, guarda che in questo momento lo sentivo poco amico, molto mister. Che Paolino, cioè. No, Paolino anche, anche perché a me piacerebbe allenare calciatori come Karim, oltre all'aspetto affettivo che da quello ma al di là, però è un giocatore che per un allenatore, adesso parlo da allenatore, può fare più ruoli e con tanti sistemi di gioco, quindi è sicuramente un valore aggiunto per l'allenatore. Adesso ho parlato da allenatore e basta. E basta, mettiamo il punto. Va bene. Grazie, allora, è un po' che non vi vedete. Beh, sì, da un po', sì. Dall'anno scorso, cioè, da qualche mese. Appena c'è qualche giorno libero vengo giù a Siracusa. Sì, adesso diciamo che siete impegnati un po' tutti e due, quindi magari rimandiamo insomma verso la primavera estate, ecco, diciamo così. Io direi di fare una rimpatriata all'hotel Bellaria in quel di Bellaria. Va bene, ci ritroveremo. Va bene, allora un bacio ai bambini, grazie per essere stato con noi Paolo, ti ringraziamo. Un bacione a tutti voi, con affetto. Ecco, ciao mister. Ciao Paolino, ciao. Grazie a Paolo Bianco in diretta.